E finalmente abbiamo raggiunto la costa adriatica e vediamo subito il mare. Discesa libera. Buongiorno a tutti. Oggi siamo nel piccolo porticciolo di Marina di Andrano. Vedete, c'è quest'acqua bellissima. Siamo sempre a gennaio 2022. E abbiamo il nostro van, il caffè è pronto. E comunque attenzione, camminare lontano dal bordo del ponte, divieto di balneazione, divieto di attività acquatiche, di pesca, divieto di stazionamento e ombrelloni. Tutto questo nel porticciolo appunto di Marina di Andrano. Molto invitante questa piscina con acqua naturale di mare, però purtroppo non è possibile almeno fare il bagno qui dentro, però fuori dal porto si può fare tranquillamente il bagno. Sembra veramente una piscina quest'acqua, anche perché non sarebbe sicuro fare il bagno in quanto ci sono imbarcazioni da diporto, pescatori che entrano appunto da questo ingresso per poi andare a tirar fuori la barca sui carrelli. Quindi attenzione a non fare il bagno in questo specchio d'acqua. Abbiamo due pescatori di apnea con le mute, stanno attrezzando a mettere in moto il gommone. C'è un odore forte di muta, se non erro le mute sono fatte di neoprene, ho un brutto ricordo con questo odore molto forte. Sì, se non erro sono fatte di neoprene. Magari scrivete nei commenti se conoscete il materiale che viene utilizzato per le mute. Dovrebbe sgommare un pochino, però ce l'ha fatta. Siamo nel comune di Andrano. Si è chiuso il fazzoletto. Cambiamo location. Marina di Marittima. Sono sempre affascinanti e mozzafiato queste stradine che sono alte e portano al mare. Qui c'è un parcheggio disponibile anche per i camperisti. Voglio leggere tutti i dettagli. Questo parcheggio è disponibile gratuitamente anche per i camper e van, dotato di cestini per i rifiuti, lì abbiamo le panchine, siamo comunque a pochi passi dal mare. C'è anche la palestra all'aperto. Un'antica pagliara trullo. Praticamente questo parcheggio si trova tra la baia di Acquaviva. In questa direzione invece si va a Marittima, appunto la località di Marittima. Parcheggio disponibile, non leggo nessuna limitazione per quanto riguarda la notte o comunque un pagamento in alcun modo. Non c'è scarico d'acqua né nera né bianca. Lì in fondo abbiamo il mare e la palestra all'aperto per chi volesse fare un po' di attività fisica, che non guasta mai.
delle famiglie con bambini attrezzate al picnic domenicale. Con lasagna al forno, il tipico stanato. Scrivete nei commenti se sapete cosa vuol dire stanato. Hanno pulito il tavolo, messo i sacchetti per la spazzatura, molto molto organizzati. I bambini stanno giocando e si godono la bella giornata. Qui abbiamo l'altra bambina, eccola qua, appena finito di fare l'allenamento, ha fatto 3 minuti di fila di allenamento. Santuario Maria Santissima di Costantinopoli. Molto bene. Benvenuti a Castro. Qua c'è un grande parcheggio a pagamento dove si può tranquillamente sostare come una qualsiasi auto, un qualsiasi mezzo. Naturalmente non si può campeggiare. Quello che vedete lì in fondo è Castro e poi giù abbiamo Castro Marina. Qui sopra c'è il castello medievale. Vale la pena fare un bel giro anche nel centro storico. Grande parcheggio non a pagamento della baia di Porto Miggiano. Per chi non la conoscesse, continuate a seguire il video, la vedrete nelle prossime clip. Per gli amici camperisti, qui c'è il divieto assoluto di campeggiare. E dal parcheggio si raggiunge questo. Sotto c'è appunto la spiaggetta di sabbia. Quindi questo è tutto il grande parcheggio, lì in fondo abbiamo la torre Miggiano e questa è l'omonima baia di Porto Miggiano. C'è qualcuno che ne approfitta per fare il bagno, lì c'è un bel su e lì ci sono i 100 scalini che portano al parcheggio, eccoli qui. Bisogna fare molta attenzione. Sono comunque i cartelli che dicono di non fare il bagno, quindi c'è il divieto di balneazione in quanto la roccia non è sicura, mancano di balaustre, manca il collaudo, manca qualsiasi dispositivo di salvataggio, quindi il bagno non è consentito. Questi ragazzi lo stanno facendo ugualmente, si assumono la responsabilità del caso, però per legge non è possibile fare il bagno. Dice città di Santa Cesarea Terme, parapetto di protezione non idoneo, rischio caduta dall'alto della scogliera, warning danger unsafe, e quindi come anticipavo non conviene scendere. In effetti lì c'è un cancello, eccolo qui appunto, per non far scendere nessuno. C'è tutta questa griglia, secondo cartello, pericolo, caduta, massi, vietato l'accesso. Io mi avvicino soltanto per voi, per farvi vedere come sono i gradini della scalinata. Mi raccomando, fate molta attenzione, non seguite il mio esempio, in quanto è vietato appunto scendere in questa bellissima baia. Alla fine non ho resistito, sono sceso. Era da un po' di anni che non scendevo qui sotto la baia di Porto Miggiano. Siamo scesi comunque in sicurezza e con molta cautela. Oggi il mare è un pochettino agitato, però sempre molto affascinante. Quella lì in fondo è la spiaggetta che appunto vi dicevo prima.
pericolo massi, e perché comunque è una roccia molto argillosa. Faccio vedere, cioè addirittura vedete, si sgretola con le unghie. Particolare questa roccia granitica, molto molto strana, non so se si riesce a vedere in video, ma sembrano dei cristalli incastonati nella roccia, chissà in quale secolo. Molto strana, davvero particolare. La salita è sempre faticosa, come suol dire, però merita. Vi ricordo che c'è il divieto assoluto per scendere qui alla baia. In effetti ci sono questi massi e il cancello per delimitare l'ingresso. Ritorniamo al nostro van, vediamo cosa bolle in pentola oggi, cosa ci cucina Tiziana. Vediamo innanzitutto di non cadere, eccolo, ce l'ho fatta. Qui abbiamo il nostro Ben Ducato che ci aspetta. Controlliamo la temperatura all'interno tenendolo qui un po' in penombra, abbiamo 29 gradi e mezzo, fuori 21, nuvoloso. Controlliamo i pannelli come sono messi in carica, abbiamo un più 2 ampere, molto bene. Questo complesso mi ha sempre attratto tantissimo, molto particolare. Richiama tantissimo la vicina Grecia, si trova a soltanto un centinaio di chilometri, diciamo 48-50 miglia nautiche. Questo è il canale d'Otranto, quella è la parte sud e qua è la parte nord in direzione appunto Otranto. Oggi lo chef Tiziana propone ravioli ripieni di... Non sono ravioli, sono tortellini. A me sembrano ravioli. Scusate, tortelli. Ah, tortelli. Sono tortelli ai funghi porcini. Eccoli qua. Quindi non sono né tortellini né ravioloni, sono tortelli. Li stiamo cucinando. Qui abbiamo pronto il grana padano DOP grattugiato, riserva 20 mesi. E qui abbiamo la vista in direzione balcanica.